Allora, le chiedo di raccontarci come si inserisce il ruolo del logopedista all'interno dell'equipe e in che cosa consiste l'approccio terapeutico della logopedia in questi ambiti. Allora, il logopedista è una figura professionale che si occupa di tutto ciò che è l'adattamento o l'abilitazione, la riabilitazione, sia a livello cognitivo, comportamentale, linguistico, per quanto riguarda proprio le encefalopatie. Lavoriamo più a livello sia cognitivo che comportamentale, sicuramente sempre in sinergia con tutta quella che è l'equipe e quindi quotidianamente ci dobbiamo tenere aggiornati su tutto ciò che poi si fa nel mio setting e quello delle colleghe. Il fatto che molto spesso si confonde il logopedista viene visto come l'insegnante e questo è una cosa da sfatare perché poi noi tutto facciamo fuorché quello insegnare ciò che poi il bambino comunque sono funzioni che vanno ad apprendere a scuola. Quando si parla di lettura, scrittura, calcolo, quindi in automatico viene associata la nostra figura a quello sì, Anche al risultato, al risultato, diciamo, quindi si aspettano scolastico. sì, che noi lavoriamo in stretto contatto anche con l'insegnante. Andiamo a lavorare sul cognitivo che sta Quindi su dei prerequisiti. degli apprendimenti. Quindi andiamo a vedere un po' le funzioni esecutive, anche spesso attraverso questi che possono sembrare giochi. Sì, a me Tangram mi è sempre piaciuto. Tangram è difficile, però. Sì, infatti poi lì bisogna vedere oltre il livello cognitivo anche quello mentale proprio del bambino perché in effetti non tutti riescono poi a portare avanti un discorso del genere, non viene proposto a tutti quanti, questo è certo. E se ha voglia di raccontarmi appunto proprio sì, una presa in carico, come cosa avviene, quanto progressivamente, poi dipende dai vari casi, però quanto progressivamente un bambino viene accolto, come gli vengono proposte le attività. Che ruolo gioca appunto la famiglia, se vengono date le attività da fare a casa. Si parte sicuramente all'inizio sempre con il lavoro di un neuropsicomotricista che deve lavorare, lavora su quindi la relazione. Si presuppone, si spera che arrivi alla logopedista che è un setting un po' più. Quindi la logopedia entra nel percorso del bambino dopo la Non neuropsicomotricità, però. sempre, che a volte viaggiano in contemporanea e quindi diciamo che sono poi io che sono da supporto a lei, faccio più quello che fa anche lei per agevolare il passaggio Per poi, perché la logopedia vera e velocizzare. propria, bambino di 3 anni, soprattutto nelle encefalopatie, è un po' diversa e non tutti accolgono poi la mia, quello che vedono poi in intrusione, che poi ci sono comunque dei casi specifici dove è più pesante. Quindi io per quanto posso, ecco, addolcire la cosa, il setting è più pesante. E quindi si deve instaurare un rapporto di fiducia notevole, perché ci sono dei momenti in cui io devo comunque agire anche su quello che è fisico, perché ci sono problemi della protezione, quindi Di di coordinazione coordinazione, cioè anche a livello proprio plastico del del viso. viso, quindi lo vedono come un'intrusione, non posso andare a lavorare se non si è instaurato un rapporto. Certo, c'è un avvicinarsi, un Sì, avvicinamento in qualche però è modo. molto più invasivo. Solitamente si fa tutto prima un percorso diverso per arrivare poi a quella che è la logopedia vera e propria. Certo, perché poi immagino anche lei lavori sul gioco Sul gioco, e sì. sul Cerco cercare di di portare piano portarlo, sì. Teotici, piano il bambino verso quelli che sono gli obiettivi terapeutici. veri e propri, insomma. Rispetto alla gestione invece delle famiglie, si tratta di riscrivere un percorso immaginato e quindi di andare a lavorare sulle aspettative, le famose aspettative dei genitori. Quindi a volte credo che per lei sia complesso, al di là del Molto, sì. Anche fraintendimento, appunto, perché che la noi operatori logopedia non siamo, è. penso, quotidianamente caricati delle aspettative spesso esagerate, vuoi della famiglia, ma poi anche a volte della scuola, da quello che è anche il sociale, cioè proprio il fuori. Sì, riparami questa Sì, cosa. quindi siamo chiamati a trovare delle soluzioni, dei problemi, quando invece noi comunque dobbiamo di base creare le situazioni con dei problemi e fargliele risolvere. Cioè, questo sarebbe il mio compito, che il bambino deve comunque trovare la strategia per risolvere un problema, quindi io devo creare tutta Non è una lei a dover situazione, non risolvere. dovrei risolvere io. Sicuramente
all'inizio è così. Certo. E fortunatamente loro fanno comunque, vengono seguiti dalla psicoterapeuta e quindi alleggerisce una, di tanto il carico che poi viene da noi, però anche a noi viene dato, a noi operatori, questo è indubbio. Certo. Però si cerca comunque di aiutarli quanto più si può, anche loro, perché sicuramente lì non c'è l'accettazione del problema, cioè il limite non nella lo vedono. Nella sua esperienza qual è la cosa migliore anche per parlare con i genitori o per far comprendere ai genitori la situazione effettiva, la situazione reale del bambino e del ragazzo? Beh, sicuramente ci vuole molto tempo. Tanto il tempo, sicuramente. Perché... Ed è una cosa che non è che raggiungi subito. No. Anche perché poi si ha un risultato, loro subito passano a quello successivo, sì, in automatico. Sì, per, sì, se hanno raggiunto anche un minimo progresso, sì, ma già vedono quello che poi magari forse non arriverà neppure. Certo. E quindi si cerca di spiegarlo, di farli entrare comunque in terapia e quindi far seguire, far vedere, toccare con mano un limite che noi dobbiamo cercare di arginare, perché certo, lì dove non lo possiamo, anche dobbiamo essere noi che siamo diversamente abili. Esatto. E quindi conciliare le nostre abilità diverse con loro, sì. Anche perché loro, appunto, se, come diceva, ci sono dei compiti, delle attività da seguire a casa, diventano di fatto dei supporti per i bambini, sì, e per i ragazzi a casa. Quindi se non sono complici, se non sono diventa dentro, diventa veramente complesso, sì, perché magari loro a casa fanno, non dico che fanno altro perché non credo, però insomma si muovono in direzioni. Ma poi creano comunque altre frustrazioni al bambino stesso, certo, quindi dobbiamo andare a smorzare un attimino tutte queste cose. Se ha voglia di raccontarmi invece un episodio di cui lei è particolarmente contenta e soddisfatta, recente o passato, in cui si è come dire... di piccoli momenti ci sono sempre, sì, certo, dalla piccola soddisfazione. Sicuramente la soddisfazione più grande non si ha purtroppo sempre, ma è quello di vedere comunque, ecco, un tuo paziente inserito nel sociale, che sia la scuola, che sia proprio nell'amicizia, quello è bello, mm-hmm, dove vedi che comunque coglie tutte le strategie che tu gli hai insegnato, riesce comunque poi a generalizzarle e non solo con me, sì. Non solo con me. Quindi anche se fa piacere, sì, avere la soddisfazione che restano legati a me come figura, però si staccano e riescono benissimo anche senza di me. Soli, sì, quella secondo me è la soddisfazione per me più grande, quando li vedi comunque che a volte vengono e passano anni e comunque mi vengono a dire dei risultati che hanno raggiunto nell'inserimento, che sia a scuola, solitamente a scuola, sì, o poi dopo ci si perde un pochettino, però... Se ha voglia di raccontarmi fisicamente quali sono alcune delle strategie che usa, alcuni degli strumenti, direi, di lavoro che usa per lavorare sulle funzioni esecutive di cui abbiamo parlato. Cerchiamo sempre di farlo attraverso il gioco, quindi... Abbiamo il memory anche per l'attenzione, soprattutto noi lavoriamo sulle funzioni esecutive, che sono poi alla base affinché poi il paziente impari quelle funzioni che sono di lettura, di scrittura, perché poi questi alla fine sono, certo, i prerequisiti, diciamo. Anche, tra... credo, mi corregga se sbaglio, riuscire a isolare le informazioni che sono utili da quelle che non sono utili in un contesto. In un contesto, sì, quello anche. Quello è abbastanza, mi dicevano, molto importante, perché spesso alcuni bambini hanno problemi di concentrazione. Di concentrazione, come? Di concentrazione, di attenzione, anche perché poi si deve vedere i domini che sono comunque inficiati a seconda della patologia. Quindi se sono dei concettuali, solitamente per le encefalopatie sono tre i domini che vengono inficiati, quindi sia quello concettuale, sociale, il pratico, e quindi diciamo che noi andiamo poi a lavorare su tutte e tre, certo, cercando di vedere un attimino poco per volta, perché poi gli obiettivi sono sempre comunque proporzionati sì, del percorso. Sì. E con le encefalopatie usa, cosa usa? Il memory lo usa?
Sì, dipende sempre, ti ripeto, dipende comunque sempre dall'età, dal momento, su che cosa devo lavorare. Certo, diciamo un primissimo approccio con un bambino, diciamo, con i bambini abbastanza piccolo. Allora si cerca di vedere sempre le preferenze. Ah, certo. Quindi faccio una valutazione di ciò che è la preferenza del paziente. Man mano poi incomincio a allargare le sue preferenze e quindi inserisco, a secondo se devo lavorare, ecco, sulla memoria, sull'attenzione, inserisco giochi. Inizialmente parto anche io con i giochi, come il collega, certo. E inizio con i giochi per far sì che comunque vado a potenziare queste abilità. Certo. E man mano, se stiamo parlando comunque di bambini già più grandi, quindi si ha anche l'uso del computer e quindi ci sono un sacco di programmi che, certo, possono rendere la cosa più bellina pure, per quanto riguarda sia l'apprendimento, quindi sì, lettura, scrittura, calcolo, che possa essere di logica. Quindi ci si sposta, diciamo, sì, anche, si sposta dal tappeto, sì, come si diceva, sì, prima, si parte, no? Dall'inizio, si parte, sì, al tappeto, sì. Si parte dal tappeto, poi dipende sempre dalla, sì, neuropsicomotricità, poi ci si molto sposta. Spesso sì, parto proprio come nell'altro setting, perché i bambini, certo, sono piccoli e quindi il reale lavoro logopedico non si può ancora fare. Poi si passa al tavolino e poi man mano ci si sposta anche a computer. A computer, sì. E quindi si riesce a fare un altro tipo di discorso pure. Però bene o male le aree poi da andare a riabilitare sono quelle là. Sì.